Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video dove, come detto dal titolo, vi farò vedere tutte quante le nuove auto del DLC che sono uscite. Le andremo a modificare e vi farò vedere quale conviene comprare. Come al solito, prima di cominciare, iscrivetevi al canale per i migliori glitch e contenuti su GT Online che arriveranno prossimamente. E come al solito, scaricate la mia applicazione Guide per Pro, trovate il link in descrizione. Per rimanere aggiornati, insomma, sempre su GT Online escono i forzieri ogni mattina, quindi se li collezionate mi raccomando passateci, e anche per l'aggiornamento settimanale. Quindi partiamo con la S95, la potete comprare sul sito San Andreas. Come vedete il prezzo è di 1 milione e praticamente, quindi è un veicolo da comprare. Secondo me, ragazzi, questo qui a mani basse è uno dei migliori veicoli che hanno aggiunto con questa edizione. Quindi, come vedete, questi qui sono i colori con le varie verniciature. Come vedete, camaleonte sono tutte queste qui. E vi ripeto, ragazzi, ve lo danno gratis. Quindi, questo qui era il veicolo che davano gratis, praticamente facendo l'accesso su GT Online per PS5 e Xbox Series X. Quindi non dovrete neanche praticamente pagarlo. In più le modifiche di auto sono gratis se completate la sua prova a tempo, quindi se questo qui è il primo veicolo che andrete a modificare ce l'avrete gratis. Per quanto riguarda le prestazioni, come vedete si comporta veramente bene. L'unico problema di questi veicoli, ragazzi, che insomma è comune più o meno a tutti quanti i veicoli di modificabili d'auto, è che hanno una velocità assurda, probabilmente fixeranno la cosa, non lo so, però sembrano un po' buggati all'inizio, ma poi ovviamente ci prendete la mano perché sono talmente veloci che sono incontrollabili. Quindi come vedete, diciamo che la guida è molto realistica, anche per le curve non è più come prima che praticamente prendete e girate, dovete frenare un po' prima e poi girare pur mettendo i freni al massimo. Per il resto velocità assurda, accelerazione ottima, quindi vi ripeto, assolutamente veicolo da comprare, anche pagandolo 1 milione, ragazzi, è regalato questo veicolo e soprattutto gratis è ancora meglio, quindi mi raccomando prendetelo. Poi vi ripeto, le modifiche camo sono veramente belle, quindi secondo me, vi ripeto, è da prendere. Dopodiché abbiamo la Coil Cyclone 2, che è un veicolo super, lo troviamo nella categoria Legendary Motorsport al prezzo di 2.250.000. Come vedete le modifiche di AO sono insomma quei classici 500.000 dollari. Per il resto a livello di modifiche, ragazzi, ha modifiche insomma abbastanza normali, non c'è nulla di che. Le livree sono le seguenti: come vedete questa qui è bloccata perché ci sono delle prove a tempo nuove da completare, logicamente ve lo porterò ogni venerdì, almeno ci provo, così appunto sblochiamo i nuovi colori. Quelle prove a tempo vi danno 235.000 dollari completandole, come le prove a tempo normali le potete completare solamente una volta. Per il resto, ragazzi, la Coil Cyclone per questo prezzo secondo me non è da comprare, perché attenzione, quando la andate a modificare sembra bella, il problema è quando la utilizzate. È un problema insomma dei veicoli elettrici del gioco, hanno quel rumore che personalmente è fastidiosissimo, si sente appunto quel rumorino di sottofondo quando accelerate. Per il resto, ragazzi, quando accelerate all'inizio fa paura, quindi se l'avete appena comprata e accelerate vi fa effettivamente paura perché è velocissima in accelerazione. Poi quando si stabilizza sulla velocità non è nulla di che. Come vedete, la strada la tiene discretamente perché è un veicolo elettrico, però la pecca proprio è che è un veicolo elettrico, quindi ha quel rumore veramente fastidioso. Poi vi ripeto, per il resto, per le gare non so quanto possa essere utile, però questo qui, se non erro, dovrebbe essere uno dei veicoli più lenti del DLC House Special, quindi secondo me non è da comprare. Proseguendo abbiamo la Pegase Ignis Armata. Come vedete è un veicolo super al prezzo di 3.245.000, la potete comprare su Warstock, quindi è un veicolo particolare. Cosa ha di diverso dalla Ignis, oltre al prezzo di quasi 1 milione in più, perché la Ignis normale costa 2 milioni e 3 se non erro, ha questa torretta sopra, che ragazzi all'inizio può sembrare diciamo un'aggiunta decente. Come avete visto lì sono le livree, i colori per carità sono belli quelli camo, quindi sto facendo tutti quanti i veicoli camo, scusate se sono ripetitivo, ma è l'unica novità diciamo alla fine. Per il resto, ragazzi, ha questa mitragliatrice che sì è forte, sì è utile, ma diciamo è difficile da controllare, perché se voi pensate già questi veicoli sono difficili da guidare, se ci mettete anche la mitragliatrice per sparare e vi distraete a sparare, diciamo che sbandate ogni 3x2. Quindi come avete visto, questo qui è il veicolo, per carità, bello, alla fine è una Lamborghini, è una Ignis. Adesso vi faccio sentire anche il sound e vi faccio vedere come si comporta il veicolo. È veloce, secondo me se avete quei 3 milioni e 2 da buttare, che proprio non sapete cosa farci, avete comprato Kosatka, Oppressor e tutti quanti i veicoli diciamo migliori del gioco, secondo me un pensierino ce lo potete fare. Rimane una cosa che secondo me devono cambiare, ovvero quando premete quadrato su PS4 per selezionare la mitragliatrice, se sbagliate di uno dovete rifare il giro insomma da tutte quante le armi, che è una cosa fastidiosissima. Come vedete non è controllabile tantissimo, cioè non fa un giro di 360 gradi la mitragliatrice, però diciamo è una mitragliatrice frontale, per carità è forte, tutto quello che volete. Sicuramente è utile se avete gente che vi insegue, polizia, per missioni non è male. Certo, non è un veicolo blindato, però non è male.
Poi abbiamo la Fister Astron Custom, che è un SUV, come avete visto, insomma, è l'ennesima Cayenne che hanno messo sul gioco, 395.000 per le modifiche House Special, praticamente sono modifiche che vi danno il turbo in più, l'accelerazione in più, eccetera, eccetera, insomma, quella roba. Per il resto, modifiche, io ho già modificato altre Fister Astron, insomma, questi veicoli qui che non mi ricordo come si chiamano, le Cayenne per capirci, e sono tutti quanti uguali alla fine, non cambia veramente nulla. Qui avete di particolare le livree e il fatto che è un veicolo nuovo, diciamo. Come avete visto, questi qui sono i colori camo, anche per carità, bellissimi. È un veicolo da comprare, costa ragazzi esattamente 1.700.000, quindi non è neanche tanto considerando i prezzi di adesso. Però secondo me, ragazzi, per essere un veicolo di house si controlla discretamente, anche per essere un SUV è abbastanza veloce, se proprio devo essere oggettivo. Io non la comprerei mai perché non mi piace, gli potete mettere anche due spoiler addirittura, insomma, potete fare pure tre a sto punto. E adesso vi faccio vedere come si comporta, non è male, vi ripeto, perché per essere un veicolo di house si comporta bene su strada, è veloce e non sbanda. L'unico problema, ragazzi, è che è un veicolo, diciamo, insomma, un SUV, non è un veicolo super, magari un po' bruttino. Non è ovviamente più lento degli altri, forse è un poco più veloce della Coil, addirittura quella lì elettrica. Però per il resto, ragazzi, non sbanda tantissimo. Poi vabbè, io qui diciamo ho problemi a guidare. Però anche col feedback aptico del controller PS5 si adatta bene se siete su PS5. Per il resto, ragazzi, per me è un veicolo non da comprare obbligatoriamente. Però se ce l'avete, male non fa. Quindi per ora, ricapitolando. La prima S95 è da comprare assolutamente, per me potrebbe essere il miglior veicolo del gioco, anche il più veloce, poi lo andremo a vedere prossimamente. E poi la Ignus, oppure questa qui, ragazzi, un pensierino ce la potete fare, magari di più alla Ignus. Poi passiamo all'ultimo veicolo, che è un veicolo interessante, abbiamo la Imponte Arbiter GT, costa 1.580.000, 375.000 per le modifiche di House Special. Adesso questo qui è un veicolo muscle, praticamente cosa di particolare? L'accelerazione. Non è per nulla male a livello di modifica, a me piacciono questi veicoli, quindi onestamente l'avrei comprata comunque. A livello di prestazioni adesso lo farò vedere, comunque queste qui sono tutte quante le modifiche. Per quanto riguarda le livree, come al solito abbiamo quella Elite sbloccata che si sblocca con le prove a tempo. Per il resto, ragazzi, sono insomma le solite livree che si sono già viste su GT Online. Alcune sono particolari perché hanno la scritta AO e tutto quanto. Poi i colori, appunto, camo sono questi qua, i colori camaleonte. Ve li faccio vedere appunto non velocizzati perché magari qualcuno li vuole vedere. Sono molto particolari, certo. Non sono come colori moddati, però Rockstar praticamente ha visto, magari proviamo a fare una roba mezza moddata, magari la smettono col glitch per scambiare, ma non penso risolveranno la situazione così. Personalmente questo veicolo mi piace tantissimo, ho un debole per i veicoli muscle così, tipo Dominator. A livello di prestazione adesso ve la faccio vedere come accelerazione decente, a livello di controllo non è neanche malissimo, però diciamo che per 1.500.000 ci può stare tranquillamente, non è neanche un veicolo sovrapprezzato, insomma Rockstar ha fatto di peggio. A livello di prezzi sono stati onesti a sto giro, quindi come avete visto adesso vi faccio vedere anche in prima persona, ci mette poco a fare 140, certo non è un veicolo, non è il più veloce tra insomma, i 5, non è neanche il più lento, probabilmente è da comprare se vi piace la tipologia ragazzi, non è, insomma non vi perdete nulla. Quindi ricapitolando, S95 è da comprare, Ignus armata se la volete, male non fa, comunque ha una bella, un bell'utilizzo, è veloce e ha in più la mitragliatrice. Poi ragazzi abbiamo la Astron che se la volete comprare anche in quel caso male non fa, insieme a questa qui l'Arbiter GT, insomma sono veicoli che devono piacere. E poi ragazzi per ultimo abbiamo la Coil Ciclone 2 che è inutile secondo me perché è elettrica. Spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video.